Ciao a tutti da Data Ranger, benvenuti ad un nuovo video delle Super Heroes Reviews. In questo video qui andiamo direttamente a fare la review di qualcosa che vi avevo già fatto vedere nei video acquisti, via del fumetto, quella di maggio di quest'anno, meglio di quella del 2018. E oggi con un po' di fortuna sono riuscito direttamente a fare la review e aspettavo da tempo di farla, da moltissimo tempo. Ma comunque sì, oggi signori, facciamo la review della bellissima Marvel Select su Ultimate Iron Man. Cominciamo subito analizzando la scatolina, che vi dico già fin da subitissimo una cosa: se avete già mai dotato così in questo stato, lo era già così fin da subitissimo, infine. E io, porca miseria, l'ho dovuta comprare direttamente così, perché purtroppo altre direttamente non ce n'erano. Che vi dico già, è carina, ma voglio, ma adesso non mi sta piacendo per nulla, perché proprio come tantissimo rovinata, porca miseria, perché sennò sarebbe stata veramente, veramente molto bella, voglio dire. E questo mi dà un po' a male, proprio, veramente. Vabbè, comunque sia, qui un logo di Iron Man abbastanza carino, che devo dire che mi piace un casino. Poi voglio dire, come poi la matonista della versione Ultimate, che è davvero bella secondo me. Qui in generale, qui abbiamo scritta Ultimate Iron Man Special Collector Edition Action Figure, ma il logo della Marvel Select. E qui c'è uno sfondino un po' strano qua dentro, mi fresco, e i pezzi che poi vediamo dopo. In questo lato qui abbiamo un'immaginaria della testa del nostro Iron Man, e niente male, c'è proprio in questa inquadratura qui, e sto bolino qui del cavolo, voglio dire. Nella parte qua dietro della scatola troviamo altre cose, a parte il nome qui, troviamo praticamente un volume degli Ultimates, in pratica un'immagine, un fumetto degli Ultimates, che tanto dicono già una cosa: io avevo conosco solo l'Ultimate Iron Man, ma l'ho visto solamente nei fumetti di Spider-Man, ma devo ancora, diciamo, reperirmi in molti fumetti suoi, voglio dire. E che altro è un personaggio che mi interessa, vi dico soltanto questo qui, l'ho visto come personaggio che fa qualche comparsa, purtroppo. Poi direttamente non ho avuto ancora il tempo di leggere, ma tranquilla, appena posso cerco di leggere, perché mi piace molto questa versione qui di Iron Man. Quanto ho visto, vabbè, qui troviamo un'immagine, poi in pratica è quello tutto che troviamo qua all'interno della scatolina. Qui troviamo altri personaggi collezionabili che sono Arachne, o meglio che sarebbe, credo, la Spider-Woman direttamente in questo universo, che dovrebbe essere un clone di Peter Parker, da quanto viene nato. E poi la versione Ultimate di Hulk grigio proprio, che vi dico la verità, a me questo Hulk qui a me non mi fa molto impazzire. Look della versione Ultimate, proprio in generale, preferisco un po' più quello classico proprio, voglio dire, perché sbana i nemici, voglio dire, è una cosa che un po' non mi sembra tanto da Hulk, voglio dire, l'avrei preferito più vedere da Hulk zombie, ma dall'Ultimate Hulk mi sembra un po' troppo esagerato. Ma vabbè, di quello parleremo un'altra volta quando io sarò in un contesto migliore. E qui troviamo una piccolissima biografia che avete visto per un bel po' di tempo e che non vi vado a leggere. Se volete leggere, mettete in pausa adesso il video. Vabbè, ragazzi, dopo questo punto qui, finalmente apriamo sta scatolona qui, veramente molto danneggiata, e vediamo un po' la figure all'interno di essa. Ed eccolo uscito fuori dalla confezione, e ragazzi, vi dico già una cosa: è stato facile all'inizio tirarlo fuori, ma direttamente togliervi direttamente due cavetti di metallo è stata un'impresa incredibile. Ma eccolo qui il nostro Iron Man, e devo dire che già vedendo semplicemente così a prima vista mi piace veramente moltissimo, anche se purtroppo non potrei dire il resto quasi di tanto, diciamo. Allora, vediamo direttamente lo scarpe che è davvero molto bello, che secondo me è bellissimo proprio lo scarpe proprio. A me piace molto il design di armatura Ultimate di Iron Man, che è molto bella, proprio in certo modo, specialmente questo qui con le prime marche, mi sembra, cosa del genere, che ha questo painting qui molto metallizzato, davvero, veramente molto bello. Che cosa che c'è soltanto alcuni Iron Man da Marvel Select ce l'hanno direttamente. Devo dire, proprio qui in questo punto qui, proprio ben metallizzato, qui si nota, beh, qui notate, credo, il generatore direttamente, o il reattore direttamente, che è fatto molto bene. Anche qui con la testa, devo dire che sono niente malaccio, specialmente anche qui come li hanno scelti anche in questi punti qui. Non mi ricordo anche i disegni, un po' i Gundam, perché in alcuni punti come è fatta, anche qui proprio, guardate come è creata, è veramente molto grossa in stile Gundam proprio, che tra l'altro non andrò a mettere nella mia recensione, non andrò a mettere proprio nella parte della comparazione direttamente. E basta, qui potete notare anche questi colori qui in grigio, e basta proprio, nulla di che particolare. Un'altra cosa che mi delude anche parecchio qui sotto, che non ci sono i pezzettini almeno per i propulsori proprio, peccato poi dire, se qualcuno vorrebbe esporsela bene, purtroppo non può, voglio dire. Questo qui è già un difettaccio veramente grosso che ha questa di figure qui. E vi dico già un'altra cosa: questa figura qui, diciamo, non ha quasi accessori, diciamo, proprio in generale modo. Quello che vedete è già direttamente così nell'armatura. C'è un'altra parte che si trova direttamente nell'action figure e che l'ho montata adesso, ma con una grandissima fatica.
E che è direttamente proprio questa roba direttamente. E, mettiamo un po' più di il nostro Iron Man e guardate direttamente voi cos'è sta roba incredibile. Che credo sia una postazione di collegamento per il nostro Iron Man dotata di vari cavi, voglio dire, di cui tra l'altro sono stati difficilissimo incastrarli direttamente. E voi chiedete perché ci sono dei cavi? Beh, perché una cosa che non ho fatto vedere direttamente prima, direttamente in questo Iron Man, che adesso stiamo guardando ancora più indietro, dove proprio per farvi vedere direttamente, ho visto che Iron Man si può andare a mettere praticamente così in questo metodo, però c'è anche una funzionalità esterna che praticamente non ho fatto vedere prima, ma proprio per vedere adesso, che se mettiamo così l'unghia con i denti qui dentro, questa parte qua si smonta proprio, e velando praticamente questa porzione qui del braccio scoperta di Iron Man. Anche l'altro scoperto anche qui che non c'è articolazione a questo punto qui, maledizione. Vabbè, comunque vedete qui il braccio di Iron Man, c'è anche dall'altra parte proprio, e ve lo mostro anche, guardate, c'è proprio qui la stessa cosa proprio. E questo che mi serve proprio, questo sistema proprio direttamente per quando Iron Man direttamente deve come rinforzarsi, qualcosa del genere proprio, perché sapevo che lui soffre una certa malattia e che in pratica i pezzi di armatura consentono un po' più di sopravvivere, un pochettino più a lungo. Però ho detto ancora devo leggere tutta quanta la storia. Per adesso, in base a quello che ho visto, un pochettino sulle ricerche che ho fatto e sulle scanne che ho letto anche praticamente con i fumetti. Vabbè, comunque, secondo me potete notare questi pezzi qui. I cavetti, in pratica, quello che ho visto, si vanno a collegare praticamente qui al nostro Iron Man, che hanno un po' questo effetto qui, che fa un pochettino un po' di senso, devo dire direttamente. Insomma, ed è il nostro Playboy della dimensione Ultimate, che a me sta anche molto simpatico, anche più dell'Iron Man classico, proprio sì. Diciamo, perché Iron Man classico, voglio dire, lo sto imparando a apprezzare un pochettino leggermente in questi tempi. Però devo dire direttamente che l'Iron Man della dimensione Ultimate è un po' più meglio, forse perché è più quello più simile a Robert Downey Jr. Vabbè, quello lì è un fatto personale, vedete, qui ci sono gli ultimi cavi, questo qui credo sia l'ultimo, poi non so neanche in che ordine, perché secondo me mette un po' così a casaccio, un po' come li avevo visti prima, vedete, credo. Con questo punto qui, che poi tra l'altro serve proprio direttamente per rinforzarlo, dove mettiamo direttamente il terzo cavo, che è quello verde, maledizione, che è più difficile da mettere. Vabbè, lo vedete praticamente così proprio. È un pochettino una cosa un po' strana, perché ora che vedete niente con la videocamera, fa un pochettino un po' strano. Devo poi leggere i fumetti per capire direttamente la storia. Questo è scritto nel mio canale, chiedo una cosa. So che qui è l'Ultimate Iron Man, ma non ricordo il nome dell'armatura. Ve la potreste dire nei commenti, proprio in genere modo, che sarei abbastanza curioso di saperla, perché è carina come armatura, proprio in sé, devo dire, non è niente male. Però devo dire che purtroppo non è ben equipaggiata. Io voglio dire, piuttosto che vedere immediatamente sta roba, avrei preferito vedermi di meglio come, che ne so, un casino di accessori come raggi e pulsori e qualcosa un po' di fatto meglio, proprio voglio dire, per questo direttamente Iron Man. Prima di continuare, un'altra cosa che vorrei farvi vedere un secondino è direttamente il catalogo della Diamond Select. Di solito io non mi fermo mai in questi punti qui, ma questo qui vuol dire che è un pochettino mi è leggermente piaciuto, mi ha colpito perché mi ha guardato una certa cosetta. Vabbè, qui potete vedere tranquillamente che in pratica ci sono qui le attraction figure collezionabili, talmente, o meglio questo Superior Spider-Man, che ho visto un'accensione di Abre, mamma mia, sei terribile, non lo comprerò mai. E che tanto vi dico una cosa, quando ho fatto un viaggio in America un po' di anni fa, l'avevo visto anche in vendita, e un pochettino ho tentato di comprarlo, ma qualcosa di non comprarlo, e meno male che non l'ho comprato, perché questo so che è veramente pessimo, proprio questo Superior Spider-Man, è meglio così che non voglio comprare, anche se un pochettino il design forse non si è dispiaciuto. Poi c'è un Wolverine che ho sempre ispirato a Hugh Jackman, mi sembra direttamente, ah sì, The Wolverine, cosa del genere, non è proprio, non so. E poi su Thor, carino, proprio vuol dire, sembra sempre quello cinematografico, Silver Surfer. Dall'altra parte di questo catalogo troviamo i Minimates, che vanno di moda un casino, proprio voglio dire, carini proprio, ma magari forse un giorno me ne prendo anche io uno. Comunque vediamo adesso le articolazioni di questo Iron Man, che sono veramente pochine, proprio in generale modo. Allora abbiamo qui la testa, che è montata su questo stranissimo sistema, direttamente su tubo, proprio non è su sfere direttamente, che vedete, si muove anche il tubo, è stranissimo, che si lo fa muovere leggermente così in avanti, però non è invisibile, leggermente quasi all'indietro, così invisibile, e a malapena qui si vede un pochino meglio di lato, proprio l'unica cosa che almeno ci esce da questo Iron Man qui sulle articolazioni. Poi abbiamo il movimento qui al braccio, che è veramente incredibile, che adesso scoprirete, vabbè, guarda così in questo metodo,
e si alza, ma in una maniera incredibile, si alza ben fino a direttamente così. E fin qui mi direte, Edo, ma tutto non è normale. Sì, ma ragazzi, guardate direttamente qui, si alza incredibilmente l'altro braccio, guardate qua, si vede anche direttamente il buco direttamente. Ma che diavolo è sta roba? Guardate che roba assurda proprio che sto Iron Man. Proprio, ma non potevano farlo un po' meglio sta cosa qui? Vabbè, comunque si nota abbastanza ben qui. Non ti ho meno scarto, almeno si nota che è plastica, meno male, almeno che un pochino fatto bene. Questa parte che qui purtroppo non si può direttamente piegare, ma è del maledizione proprio. Perché sennò sarebbe stato almeno un po' più decente come Iron Man proprio direttamente. E poi questa parte qui del polso leggermente si piega direttamente. O mi si piegherebbe di più se togliamo questa parte qui, ma che non vado più a smontare. Perché ovviamente non piace dare veramente il braccio così scoperto. E che tra l'altro vi dico già che si può vedere anche già direttamente sta parte qui del braccio un pochettino nuda, già da questo buchetto qui. La parte del busto si inclina leggermente in questo metodo, leggermente all'indietro e un pochino in avanti va proprio, ma di pochissimo proprio, quindi parte totalmente insistente, almeno può ruotare totalmente a 160 gradi. Poi c'è la spaccata che è leggerissima proprio fino a così, e vabbè, qui ci può stare. Ho visto che altre Marvel Select sono anche ridotte anche peggio proprio. Per questa parte qui, neanche questa parte qui si piega, e maledizione, che grandissimo peccato. E poi questa parte qui del piede direttamente si muove così in questo modo, ma veramente a malapena, cioè modo. Ragazzi, vi dico già questo, che delusione sulle articolazioni, speravo di trovare qualcosina di buono, ma nulla, veramente le articolazioni sono terribili. Questo Iron Man qui passa a fine del mio Venom, proprio direttamente Legend Venom, sarà solo da esposizione, perché veramente è deludente, ti butto sulle articolazioni, ragazzi, e vi dico, in quella non è riuscita anche buona action figure, almeno quella lì del cavolo di Marvel Select Super Spider-Man, anche se faceva malissimo il piegamento alle gambe, almeno un pochettino riusciva a fare bene, almeno un po' qualcosa. Poi questa qui è anche un po' peggio proprio in certo modo. E ragazzi, con non i vestiti soldi su questa figura, ragazzi, perché secondo me non vale la pena proprio, c'è una figura articolata, veramente non qui sono rimasto un po' deluso. Pigliatevi, se volete, una Marvel Select articolata, questa qui. So che questo qui è un booter, ma esiste anche l'originale, quindi direttamente compratevi più questo qui che piuttosto che comprare questo. Perché non lo so, ragazzi, un pochettino un po', sono un po' deluso proprio da questo Iron Man direttamente, proprio in un modo. È più vicino ad una statua che essere una action figure. Ma vabbè, ragazzi, dopo questo punto qui vediamo la misura di questa figura e facciamo alcune comparazioni varie. La figure è alta direttamente, praticamente quasi sui 19 cm e mezzo proprio in generale modo. Contiamo direttamente proprio su questa parte qui, dobbiamo proprio eliminarla proprio direttamente qui, è quasi diciamo 19 cm, massimo 18 cm secondo me, stiamo direttamente in mezzo metro, che purtroppo questo qui c'è questo effettaccio qui che mi taglia direttamente molto della altezza direttamente di questo Iron Man. E per il mio Iron Man questo è il paragone direttamente con il mio Spider-Man di Spider-Man Homecoming, direttamente a cui tra l'altro ho fatto qualche piccolissima modifica di recente, ho cambiato un pezzo della gamba e sono riuscito ovviamente a pulire alcune bottiglie di painting, meno male, sono riuscito un po' a modificarlo, ma comunque come potete vedere direttamente il nostro Iron Man della dimensione Ultimate è molto più gigante a differenza del nostro Spider-Man proprio in genere modo, che tra l'altro scorda anche per bene la scuola di Capitan America proprio, perché è una figura fantastica, siccome questo Spider-Man qui uno tra le migliori Marvel Select, ma vabbè, questo qui non è il contesto giusto, scusate. E questo è il paragone con l'Iron Man, diciamo la Mark 46 bootleg, o quella, se vi ricordate direttamente, quella che è un pochettino imitazione Marvel Select, quasi c'è tutti gli effetti proprio in genere modo, quasi, ma vabbè, l'avevo già fatto la review, se volete già sapere come me siete andate direttamente a cercare, che secondo me è mille volte meglio di questo proprio, voglio dire, a parte per lo sculpt, forse questo è l'unico che salva, è lo sculpt proprio direttamente. E questo è direttamente il paragone con il toy box a Iron Man, di cui danno molto la sua review. Il perché ho messo il toy box Iron Man è perché praticamente me lo compare Spider-Man Homecoming, e praticamente l'armatura è praticamente identica a quella dell'Ultimate Iron Man. Poi questo è il paragone con direttamente il mio Shin Mazinger Z, proprio in generale modo questo bottone qui. Non so perché mi ho fatto fare direttamente il paragone anche con lui, anche se praticamente non c'entra praticamente nulla, proprio in generale modo. Non lo so, perché se no è la mia figura perfetta, vabbè, tanto posso fare quello che voglio dire direttamente per le sono le mie review, poi non seguo una delle regole specifiche, ma comunque voi scrivete come te lo tai, Shin Mazinger è leggerissimamente proprio più basso.
Poi per il mio ultimate Ironman, questo paragone con War Machine, che in realtà vabbè, è quasi alla fine come quasi ultima figure perché è la mia unità di comparazione, ma per stavolta che faccio una piccolissima eccezione perché abbiamo un ospite molto più gigante, come potete vedere, poi War Machine della Marvel Legends è moltissimo più basso e lui è invece è abbastanza anche un po' più grosso di altre figure, proprio in generale modo. Vabbè. In gran finale, come paragone finale, direttamente eccovelo qua con il mio Hulk della Marvel Legends che ho ordinato un po' di tempo fa direttamente e che torna molto direttamente a Gensiemo. Almeno lui, come potete vedere, è una delle figure direttamente della Marvel che almeno diciamo superano un pochettino direttamente con questo Ultimate Iron Man, che veramente voglio dire è una mezza delusione direttamente. Quindi ragazzi, come l'ho già in una posa direttamente, già figa, proprio direttamente, proprio, perché non mi va proprio dopo di metterlo già direttamente in una posa figa, lo voglio fare già adesso, perché sì, e adesso dico direttamente, faccio atti positivi e negativi, che cosa mi messo questo Iron Man qui. Ragazzi, io avevo visto in Fiera del Fumetto di Norvegia, e quando l'avevo visto, proprio in generale modo, ho pensato, wow, che figata, una figa direttamente dell'universo Ultimate su Iron Man, che mi piace un casino, ma veramente, di brutto, l'Iron Man della Ultimate, proprio per la sua armatura anche un po' per come è la sua storia, proprio, che diciamo che devo ancora iniziare, ma in parte la conosco anche abbastanza bene. E ragazzi, l'avevo comprata, ero fiduciosissimo, e invece si è rivelata purtroppo un mezzo fail, proprio direttamente questa figura qui. E ovviamente poi mi spiace veramente moltissimo, perché la Diamond Select ha fatto veramente malissimo le cose, e tra l'altro in quel periodo gli aveva fatto un'altra figura che non era molto buona, ma io questo periodo Spider-Man direttamente, proprio in modo. Mi sa che quel periodo lì è un periodaccio in cui ne floppava una dietro all'altra, proprio direttamente da Diamond Select, e questo mi fa già pensare male di edizione direttamente, proprio che ha della Diamond Select proprio, per fare così male direttamente le cose, proprio perché vuoi dire, questa figura qui, passate positivi, e proprio io devo dire che ha un bellissimo sculpt, proprio fatta veramente molto bene, e poi c'è molto ben i dettagli dell'armatura di Ultimate Iron Man direttamente. Ma ragazzi, questa figura qui è di brutto inutile, insomma, c'ha questi pezzi smontabili di armatura che non servono praticamente a nulla, ma dico proprio a nulla, proprio voglio dire, direttamente, sono anche per far vedere come si collegano con i cavi, e vabbè, questa cosa che potevano anche un po' evitarselo direttamente, e poi basta praticamente, non ha quasi articolazioni proprio in genere modo, ne ha veramente pochissimi, è peggio, secondo me, anche pure dell'Agent Venom che ho preso della Diamond Select direttamente, che almeno quello un pochettino è almeno qualcosa di più. Questo invece praticamente no, ragazzi, un po' mi devo dire un casino. E ragazzi, ovviamente, ma poi come accessorio io unico da metterci in questa figura qui, perché metterci direttamente questa base qui gigantesca che non riesco neanche a farla più stare nella inquadratura, che vabbè, lo riesco a mettere direttamente al massimo proprietamente così, ma ragazzi, che senso aveva metterci direttamente questo, voglio dire, perché questo proprio in modo con i cavi, e perché non metterci qualche bel effetto speciale in più e direttamente proprio direttamente metterci qualche effetto repulsore, ragazzi, io non lo so, e ovviamente sono deluso, veramente sono deluso veramente molto a questa figura qui, perché mi aspettavo veramente di più, mi aspettavo una bella figura, non solo espo ma veramente ben articolata, invece questa figura qui diciamo non riesce praticamente a fare praticamente nulla, l'unica cosa che può riuscire a fare di posa è solamente questa qui, fine, col cannone che lo punta così in avanti. Fine, ragazzi. Non lo so. Io non voglio praticamente urlare o disperarmi o fare altre cose per battere l'ascensore. Ma ragazzi, io sono deluso da questa figura qui. Dannazione, ragazzi, che delusione secondo me che è questa figura qui. Mi aspettavo veramente, veramente molto di meno. Specialmente poi a livello attuale delle Marvel Select, su cosa sono abituato a fare. Questa purtroppo fa malissimo direttamente le cose. Quindi ragazzi, senza ulteriori indugi, gli do direttamente il voto finale, che ragazzi è un voto veramente molto negativo. Io pensavo di dargli un 6, ma secondo me il 6 non se lo merita per nulla. Il voto che si merita è almeno un 5,5, un 5,5 quasi, perché ragazzi è fatta davvero, ma veramente molto male. Poco impegno, ma veramente di brutto. Io così poco impegno non vedevo da un casino di tempo fare le figure direttamente che ho comprato. Mi sa proprio che da quel Marvel Legends lì su Spider-Man Homecoming, da Civil War direttamente che non vedevo un po' come impegno. L'unica cosa che serve solamente è questo painting qui. E vi dico già direttamente una cosa, forse questa figura qui neanche la esporrò direttamente con le mie altre. Andrà a finire diciamo quella vetrinetta lì per le figure che mi importa, ovviamente un po' poco diciamo proprio nell'armadio proprio direttamente. Perché questa figura qui non credo quasi che se lo meriti proprio direttamente di essere
sposta DC direttamente assieme alle altre, diciamo quelle che vanno con poi tipo la wave di Ultimate Goblin, che sono in un'altra parte della mia stanza proprio direttamente, che poi quando fai un tomo direttamente la farò vedere. Ma vabbè ragazzi, basta così direttamente perché sennò mi dilungo ulteriormente. E ragazzi, forse sono stato un po' troppo cattivo, ma ragazzi, io penso di sì, però ma sta qui se la meritava proprio. Questo è uno di quei rarissimi casi che quando ci vuole purtroppo questo vuol dare giù. Vabbè ragazzi, questo è il mio parere direttamente che voglio dire direttamente su questo Iron Man qui, ragazzi. E nulla, vi ricordo come sempre i miei soliti inviti, o meglio quello che se il video vi è piaciuto vi ricordo lasciare un bel mi piace e un bel commento. Vi ricordo anche poi di fare una piccola condivisione comunque voi a te in modo da fare crescere il mio canale e a far conoscere anche questo Iron Man qui. Poi vi ricordo anche di visitare la mia pagina Facebook, di cui trovate il link in descrizione. Mi raccomando di andarci e di lasciare anche un bel mi piace e di un'occhiatina, che dove avete tante foto, qui potete tirare tutti i miei modelli. Poi se non siete ancora iscritti, venite al mio canale per non perdere tutte le mie video settimanali, che escono ogni settimana, e praticamente c'è praticamente tutto quanto. Super Robot, configure di supereroi, Gundam e diciamo molto altro ancora. Quindi diciamo ragazzi, non perdete la mia pubblicazione dei miei video settimanali. Iscrivetevi al mio canale e con questo soprattutto noi ci vediamo al prossimo video. Non vi faccio le pose fighe perché è del tutto impossibile fare le pose fighe con questo Iron Man direttamente, solo questa qui esce bene. E un ciao al vostro The Ranger.